Il sogno può finalmente diventare realtà. La Ius di Fiorella di Leone ha superato la temibilissima formazione del Tavernelle Val di Pesa per 3-1 al termine di un incontro avvincente e spettacolare. 21 vittorie su altrettanti turni e ora il calendario sorride al roster del presidente Marco Bufalini, dovendo disputare gli ultimi 5 turni con avversarie relegate nelle posizioni di bassa classifica. Non solo il passaggio di diritto alla Serie C per la squadra retina, ma anche il conseguimento di preziosi record, polverizzando quelli precedenti conseguiti nei 42 anni di attività della società. Però un risultato più che giusto, apprezzato anche dal coach avversario. Sì, effettivamente siamo un attimo sotto pressione fisicamente, infatti settimana prossima caleremo un attimo per recuperare un po' di energie, soprattutto fisiche. Quelle mentali ci sono e stasera hanno fatto sicuramente la differenza. Veramente un gran gruppo, a partire dall'ultima in panchina, la prima in campo, stasera si sono fatte sentire proprio nei momenti importanti. Quindi complimenti a questo gruppo, complimenti a questa squadra e a ogni individualità. Che dire, la corsa sta andando alla grande, nel senso che siamo a 21 e sembra un sogno. Non so quanti allenatori hanno avuto la fortuna di vincerne 21 consecutive, quindi bene, solo tanta gioia. Chi non ha minimamente avuto paura dell'incontro e addirittura del campionato? Il nostro avvocato per antonomasia, il presidentissimo Marco Bufalini. Allora, una serata raggiante questa qui, perché ha tolto ogni dubbio sulla bontà, sulle capacità delle ragazze che sottotono fisicamente, come ha affermato giustamente anche il coach Fiorella di Leone, però hanno mostrato tanto cuore, tanto animo, che è praticamente il cuore e il sangue delle Iussine. Sì, è una caratteristica delle Iussine da sempre, insomma, che è di giocare fino alla morte, diciamo, fino alla fine, non si molla mai, quindi anche se eravamo in debito di ossigeno, cioè, dopo la forza d'animo, la volontà di vincere in tutte le maniere ci porta appunto a conquistare questi ulteriori 3 punti, a mantenere il record di imbattibilità e quindi a essere promossi in Serie C.